Quello che vedete è il video che ho pubblicato ieri su Brock Lesnar, c'è un fermo immagine ora, e sul suo possibile ritorno in WWE, suggerito da alcuni indizi e da degli strani movimenti sul sito della federazione. Il video ha avuto anche un discreto successo, insomma i numeri sono buoni per quello che è lo standard del mio canale secondario, dunque vi ringrazio tanto per la fiducia concessa a questo contenuto. Ora voglio commentare però alcuni dei vostri lasciti, alcune delle vostre opinioni, le ho ordinate dalla più recente a quella meno e vediamo che succede, quindi vado senza paracadute e senza rete. Tenete presente che le mie eventuali osservazioni riguardano non voi, ma i vostri commenti. Magari riuscirò a chiarirvi un po' le idee su alcuni aspetti che a me non sembrano molto chiari o essere stati recepiti in maniera poco corretta. Allora iniziamo. Licenziano Strowman, Aleister Black e Buddy Murphy evidentemente per pagare un contratto faraonico a un part-timer 44enne che il 99% dei fan non ce la faceva più a vedere dopo 5 anni di storie identiche, stanno alla frutta. Questo è l'esatto emblema di un commento scritto in maniera o faziosa o da qualcuno con un'età anagrafica molto bassa. Innanzitutto, evidentemente per pagare un contratto faraonico ad un altro, è un falso storico abbastanza smontabile con facilità, nel senso Brock Lesnar è già tornato più e più volte nella WWE e non hanno mai licenziato nessuno. Basterebbe seguire con un po' più di attenzione i contenuti che pubblico per capire che probabilmente è in atto un riassetto economico che ha altre finalità. E licenziare degli atleti non ha nessuna attinenza con l'ingaggio di un altro, anche perché hanno licenziato centinaia di dipendenti, accorpato degli uffici e fatto mille altri movimenti. Quindi questo post purtroppo è, ahimè, ed è il primo, l'emblema di come non si capiscano le notizie o non le si vogliano capire. Dipende da come lo volete interpretare. Azzardare anche che il 99% dei fan non ce la faccia più ad accettare Lesnar e anche questo un voler tirare troppo la corda. Lesnar inserito in una big money situation, in un big match, genera un interesse per la WWE che moltiplica l'investimento che viene fatto su di lui. Fermo restando che è invece legittima l'opinione che uno ne ha piene le taniche di Lesnar e non lo vuole più vedere lottare, ma la propria opinione non deve improvvisamente diventare quella del 99% dei fan che guardano la federazione. Oh, che bello, Michele mi fai sentire non bene di più. Becky Lynch, abbiamo visto su Twitch delle sue foto in cui è in ottima forma. Ovviamente un bambino non è una cosa che parcheggi e vai a lottare, adesso riprendono anche i tour. È difficile fare delle previsioni, però ragionevolmente al momento, ad ora, l'ipotesi più safe è quella che Becky possa magari rientrare attorno alla prossima Royal Rumble per lanciare la corsa a WrestleMania. Insomma, un bambino ha bisogno della madre, ha bisogno costantemente di questo riferimento, soprattutto quando ha poche settimane o pochi mesi. Quindi non lo so, io credo che Becky, almeno nella mia idea, potrebbe anche stare lontana anche tutta quest'estate e quest'autunno, senza nessun patema. Speriamo, non vedo l'ora di rivederlo, oh cielo che palle, vabbè, si vede che a questo nostro amico Lesnar non piace. Mossa per attirare i casualoni, mi dispiace davvero vedere la WWE ricorrere a vecchie leggende per pigrizia, un tracollo di creatività evidente, ora si farà vedere di nuovo anche Goldberg, bah. Beh, Remy, sì, indubbiamente non hai tutti i torti, c'è una certa pigrizia, hai ragione a scrivere alcuni show, però hai ancora un atleta valido che richiama su di sé l'interesse dei media, l'interesse della gente, che è una tua esclusiva, che quando lo profili in grandi eventi tutti comunque ne parlano e poi anche se scrivono cose negative sugli stessi poi li guardano, tu te ne priveresti? Io no, capisco magari il tuo disappunto, è personale e soggettivo, però guardala anche dal punto di vista economico. Cioè Brock Lesnar in America e in tutto il mondo è un grande personaggio, è un combattente di primo piano.
Ah, ecco, per riprendere Lesnar hanno licenziato quattro wrestling che sommati prendevano il suo stipendio. Ora si spiegano i licenziamenti eccellenti di 2 giorni fa. Questa opinione, io non so come possa entrare in testa, perché non c'è veramente nessuna cosa che intersechi le due notizie, ma nessuna. Su questo canale abbiamo parlato dei bilanci, della WWE in vendita, forse, dei dietro le quinte. Su Twitch vi ho fatto vedere di recente anche la divisione. Dal punto di vista delle azioni all'interno della WWE, come sono distribuite quelle primarie, quelle secondarie, quelle normali e quelle privilegiate. E qui pensare che debbano tagliare degli atleti quando hanno un bilancio che non è mai stato così ricco come quello dell'anno precedente per fare spazio ad uno stipendio, ad un altro, per me è follia pura. Quindi non so se state leggendo altri siti, guardando altri content creator, non so dove vi state informando. Ma se c'è qualcuno, qualunque entità che vi stia suggerendo questo, sta facendo un pessimo lavoro di informazione. Se ci siete arrivati voi con le vostre desunzioni, siete completamente fuori strada. Oh, ve lo dice un addetto ai lavori, credeteci, cioè siete davvero fuori strada. Adesso si può dire Here comes the pain, vedremo cosa farà. Tra l'altro. Su Twitch ho fatto un sondaggio ed effettivamente Lesnar potrebbe essere inserito con grande vantaggio sia a Raw che a SmackDown. È vero, combatte poco, è vero, se vince la cintura la tiene in ostaggio. Sono tutte cose di cui ci siamo lamentati in passato. Ma il rovescio della medaglia è che quando Lesnar lotta è un evento. Ed è un evento proprio perché lotta col contagocce, proprio perché diventa un'attrazione. WWE fa i suoi calcoli creativi, per ora Lesnar ha preferito richiamarlo per occupare questo spazio. Fa bene, fa male, noi come fan valutiamo soggettivamente, a loro economicamente ha sempre fatto bene. Diego, tu sei come San Tommaso, aspetti di vederlo al varco, fai bene. Qui abbiamo chi è felice. Se è vero, mando a fanculo la WWE. Perché? Perché? Per quale motivo? Cioè, WWE si porta a casa il free agent più desiderato, tra quelli chiaramente disponibili sulla piazza, e tu la mandi a quel paese? Basta questo? Cioè, il prodotto fa schifo se torna il free agent più appetibile? Io parlo di quelli raggiungibili perché The Rock non lo sto mettendo in corsa e neanche CM Punk. Non sono stati di recente in WWE, uno potrebbe collaborarci comunque, l'altro per motivi caratteriali, ma anche per muro aziendale, non credo sia così vicino alla compagnia, però boh, mi sembra una espressione un po' troppo violenta, cioè torna Lesnar, ci sono due roster, ci sono tanti atleti, ci sono tante vicende, c'è NXT. Se ami un wrestling differente da quello storico WWE, mandare a quel paese la federazione perché arriva Lesnar, insomma, è come dire, oh, se il Napoli compra Maradona non tifo più per il Napoli, o cose simili, non lo so, l'impatto è quello, Lesnar, che piaccia o no, in quest'epoca è il lottatore che sposta gli equilibri, l'interesse mediatico che sposta flussi di denaro. Insomma, dovete mettervi in testa anche le economie interne di una compagnia che non fa beneficenza. E vi do una grande notizia: nessuna federazione di wrestling fa beneficenza, non fanno show per l'arte, fanno show per guadagnare soldi, come in tutti i lavori della vita. La star più ricercata è anche quella con meno presenze, qualcosa non quadra. Beh, è una scelta. Proprio perché, come ho spiegato prima, l'assenza di Lesnar genera l'evento quando combatte. Ed è una star mondiale proprio perché combatte con un ritmo molto basso e quando c'è è importante. Se Brock Lesnar combattesse ogni settimana a Raw o a SmackDown, diventerebbe come tutti gli altri. Non avrebbe niente di diverso. Brock Lesnar è l'eccezionalità che arriva per dare un tilt alla consuetudine. Quindi io non ci vedo nessuna stranezza, qualcosa non quadra. No, è una scelta di mercato concepita
in simbiosi con l'atleta, con la sua età, con il suo potere d'immagine. È abbastanza semplice da capire, spero di riuscire a tramandarvelo. Oh, questa è bella, ma voi immaginate Lesnar senza un manager? Io no. Ah, interessante. Su Twitch si ipotizzava addirittura che se tornasse a Raw potrebbe succedere una cosa stile Fanta Wrestling con MVP che tradisce Lashley e va a fare da portavoce per Lesnar, un po' come prima faceva Paul Heyman. Però hai ragione, chi è che ha scritto? Emanuele, hai ragione, Lesnar non ama tanto parlare e alcuni atleti oggi hanno una certa libertà nel discutere, ad esempio Drew McIntyre, e dover rispondere a uno che può deviare dal copione per uno come Lesnar non è una cosa all'ordine del giorno. Quindi che abbia un portavoce, che abbia un qualcuno che parli per lui è spesso stato fondamentale. Faranno una sfida a SmackDown con in mezzo Paul Heyman che non sa a chi dare la sua lealtà. Tornerà a Raw, magari per shippare davvero MVP a Lashley. Beh, non sappiamo neanche se Brock Lesnar si farà vedere, però la fantasia galoppa e questa è la magia del wrestling, no? Fa ridere come tutti osannavano Bobby contro Lesnar, stanno osannando, quando fino alla Horror Business era considerato da tutti come un incapace ricoperto di scivolizia. Questo è Bobby Lashley. Ora sembra che tutti non aspettassero altro da 3 anni. Beh, forse c'è un po' di, come dire, retroattività di pensiero, però. Da quando si è formata la Raw Business è vero che Bobby Lashley è cambiato, cioè da così a così. Un manager che parla, degli alleati, lui che cambia la sua mossa finale, aggiunge la Hurt Lock che sin qui è stata molto protetta nelle proposte della WWE, una mossa imbattibile che neanche Drew McIntyre è riuscito a scardinare. Un Bobby Lashley che combatte in maniera più aggressiva. Quindi è facile dimenticarsi un po' del Bobby Lashley precedente, però insomma, per spezzare una lancia a favore della WWE, dobbiamo anche ammettere che hanno fatto un bel lavoro. Hanno preso un atleta muscoloso, competente nel power wrestling e con un lavoro di scolpitura leggera, leggera, hanno smussato gli angoli, hanno messo a posto gli spigoli. Gli hanno modificato un po' lo stile, gli hanno dato un uomo che parla per lui, prima due alleati capaci di sostenerlo, l'hanno reso un main eventer. E lui, inteso come immagine, è un main eventer credibile, potente, forte, spietato, aggressivo. Quindi ci sta che la gente possa volerlo vedere contro Lesnar, perché questo Bobby Lashley non è quello degli anni scorsi. E WWE, lo ripeto, bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, su di lui ha provveduto a fare un ottimo lavoro di costruzione narrativa. Quindi ci sta, poi sì, non è un match che volevamo vedere 3 anni fa, su questo hai indubbiamente ragione, però ora io un match tra loro lo guarderei anche volentieri. 3 anni fa, lo ammetto, ti avrei detto, forse Lesnar preferirei vederlo combattere contro qualcun altro. Se io fossi una WWE Superstar mi darebbero parecchio fastidio, mi darebbe parecchio fastidio l'idea di farmi il mazzo tutto l'anno per poter essere licenziato all'improvviso da un giorno all'altro, mentre i part-timer vengono trattati come pupilli. Capisco che Lesnar genera incassi, però è innegabile che si usino due pesi e due misure. Beh, Lesnar questo status se lo è conquistato sul campo, diventando campione in UFC. Diventando prima campione in WWE, diventando prima campione nella lotta universitaria, quindi ha un blasone che è legato alla sua intera vita sportiva. Ha subito dei passi indietro, delle delusioni, come quando non è riuscito a diventare un giocatore professionista della NFL con, se non sbaglio, i Minnesota Vikings. Però guardiamo anche il rovescio della medaglia. Purtroppo i lottatori non hanno un sindacato. Sono scritturati come independent contractor, un po' come le nostre partite IVA, io lo sono, solo che oltre al contratto da, insomma, liberi professionisti, quando firmano con una compagnia di wrestling, praticamente vendono la loro esclusiva la stessa. E la federazione può tagliarti quando vuole, e tu hai un sacco di doveri, oltre che qualche diritto.
ai quali sottostare. Ora, qual è il problema? Il problema è che quando qualche federazione in passato ha dato dei contratti garantiti, i lottatori ne hanno approfittato e hanno smesso di impegnarsi. Strowman è stato licenziato di recente, aveva un contratto, stando ai rumors di internet, tra il milione e il milione e duecentomila dollari all'anno. Qualcuno ha detto, beh, forse non è stato sufficientemente furbo, lui o i suoi rappresentanti, da inserire una clausola che gli garantiva la non licenziabilità. Ecco, in passato contratti garantiti di questo tipo sono stati offerti soprattutto dalla WCW. A metà degli anni 90 questa federazione era concorrenziale alla WWE e riuscì anche a lungo tempo a superarla negli ascolti televisivi. Ma cosa accadde? Accadde che a un certo punto molti main eventer iniziarono a diventare pigri. Avevano due show, Nitro in rivalità con Raw e Thunder in rivalità con SmackDown. A Thunder in molti non volevano andarci, era visto come lo show secondario, quello meno importante. E allora ho perso l'aereo, non posso venire, non me la sento, non sto tanto bene, vengo la settimana prossima. E si trovavano i dirigenti a dover riscrivere lo show da capo, magari a un'ora o a 30 minuti dall'inizio della puntata. A volte Thunder iniziava e non c'era neanche la scaletta, perché i main eventer disertavano. A volte c'erano dei match annunciati che poi non si realizzavano, perché i wrestler non si presentavano. E la scusa era, ma tanto che me fanno? Mica mi possono licenziare. Io sono tranquillo, dormo tra due guanciali. Sono in una botte de ferro. E in più, anche se si presentavano, lo facevano 20 minuti prima di andare sul ring. Ma perché sbattersi, parlare, fare un match bello, parlare storytelling all'interno della sfida, guardare i dettagli? Ma entro, faccio calci e pugni, quant'è, 10 minuti che devo fare, e poi vado e vado a godermi la serata con i miei amici. O peggio ancora, arrivavano a volte in condizioni non idonee per combattere, perché o bevuti o tazzati o peggio ancora. Quindi è una situazione complicata questa, perché nel momento in cui una federazione dovesse dare delle garanzie pesanti ai suoi lottatori, beh, non avrebbe la certezza artistica che questi continuino ad impegnarsi al massimo non sentendosi sulla graticola. Detto questo, facendo questo riferimento al passato, tuttavia sono convinto che sì, ai lottatori servano un po' più di garanzie che al momento non hanno. Ok? Ma che barba, lo vogliono di nuovo campione di Raw dopo aver tolto dalla lista Brown? Avranno pensato, ehi, abbiamo un posto vuoto per la corsa alla cintura di Raw, diamola a Brock, dai! Ma anche no, lo vogliono portare a SmackDown perché al momento non c'è un avversario credibile per Roman? Significa che rovineranno Roman togliendogli prima il titolo e poi Paul Heyman, che tornerà al suo vecchio assistito. No, non ci siamo per me. Boh, ma guardiamole le cose. Guardiamole, facciamole accadere. Ti sei già fatto un cinema in testa che farà tutto schifo, qualunque cosa facciano. Secondo me, forse non stai più amando il wrestling, non ti sta più piacendo. Oppure hai preso una brutta strada, e internet ti ci porta, che è quella di diventare un critico a priori, a prescindere da qualunque cosa ti venga proposta. Quindi qualunque piatto ti metteranno in tavola, in stile quattro ristoranti, se vuoi vincere a tutti i costi, direi che farà sempre schifo. Poi magari te lo mangi lo stesso, però direi che fa sempre schifo. Una critica sulla fantasia di ciò che accadrà in futuro è la cosa più inutile da fare, perché tenti di generare un movimento di negatività su qualcosa, e magari ne sei tu succube per primo e quindi lo stai soltanto facendo riecheggiare su un qualcosa che non esiste, che non sai se sarà bello o no, però ti sei già messo in testa che farà schifo. E significa non dare fiducia in quello che stai guardando. Significa che forse devi rivedere la tua scelta di guardare quella cosa. Mia idea, Quanto vorrei che tornasse Arco Rolli e rompe il collo a Brock Lesnar questa volta, al contrario di quanto successo in quella vecchia puntata di SmackDown del lontano 2002. Mamma mia, che cattiveria. Cioè, ti sta così antipatico Brock Lesnar, tanto da augurargli un infortunio grave. Ragazzi, cioè, Brock Lesnar è un artista che segue le logiche di mercato e
fa il suo interesse, così come la WWE. Qua spero che non ci sia un flame. C'è bisogno di augurargli queste robe. Non ti piace? Cambi canale. Va bene. Era di sicuro programmato il suo ritorno per SummerSlam, ma hanno anticipato la cosa per placare gli animi post licenziamenti. Allora, Fabrizio, sai che l'ho pensato anch'io e l'hanno pensato anche in alcuni siti stranieri. Tutti con addosso molta negatività verso la WWE, i licenziamenti e tutto il resto. Si fa questa mossa, si lascia intendere in giro che Brock Lesnar potrebbe tornare e questa news oscura parzialmente il clamore negativo che comunque i licenziamenti hanno portato alla luce. Può essere vero, può essere vero. È una chiave di possibile lettura. Non la escludo, ok? Va bene, abbiamo fatto un 20 minuti di esplorazione di commenti. Beh, è stato piacevole e anche divertente. Mi ha permesso di chiarire alcuni punti e alcune mie idee. Spero che a voi sia piaciuto, se una rubrica del genere può interessarvi di tanto in tanto, ve la riproporrò.